accanto la gente del sud, le mani operose della gente del sud, il guscio duro ed il cuore tenero della gente del sud. Canto un intero paese che vuol far sapere che vive, che affonda le radici nella terra della tradizione e leva le ali al sogno dell'innovazione. A Zollino il ritmo della festa è scandito da mille appuntamenti che in equilibrio tra sacro e profano segnano l'arrivo della stagione calda e tripudiano nell'evento più atteso, la Fiera di San Giovanni. Una 3 giorni in cui fatica e soddisfazione vanno a braccetto per partorire la festa grande. 22, 23, 24 giugno è tempo di gioia. Un programma a dir poco allettante. Parole d'ordine, valorizzare, promuovere, partecipare. Noi puntiamo parecchio sul pisello nano di Zollino e sulla fava di Zollino, che da luglio 2007 hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento che è l'iscrizione nel registro dei prodotti agroalimentari tradizionali, e poi soprattutto la Scebasti, per la quale siamo stati un po' più sfortunati, ma cercheremo di ritentare questa strada. E la cultura, che della tradizione è compagna, trova a San Giovanni la sua nicchia calda, da cui al momento fortuna esplodere per contagiare il pubblico e gli avventori. Si tratta ormai di un'iniziativa che raccoglie al suo interno momenti di approfondimento, di spessore ed anche, insomma, chiaramente dei concerti, degli spettacoli di cabaret. Però quest'anno si arricchisce anche di percorsi enogastronomici all'interno del territorio della Regia Salentina, con quindi delle visite guidate e delle degustazioni dei locali tipici. Chiaramente il tutto segue, diciamo, il filo della tradizione, ma anche dell'innovazione, del radicamento ed anche dello sviluppo, chiaramente, però sotto un'ottica sostenibile. È colmo il paniere di San Giovanni ed aspetta generoso che passi il forestiero per farvi dono, ma per offrire bisogna prima faticare, ed a Zollino il lavoro non fa paura. È un compagno gradito a cui si è abituati e che si accetta senza rassegnazione, che si attende con impazienza per poi solennizzarne l'arrivo. Il gusto di Zollino è proprio frutto del lavoro e della terra, si intende. Il pisello, rigorosamente nano, e la fava, affidati alle mani grandi delle massare, all'occhio esperto del contadino ed al sole nostro. Signora Emilia, come si cucinano queste fave? Le fave si cucinano così: si mettono nella pentola al fuoco e dopo bolle si mettono la cipolla, il prezzemolo e si fanno cuocere per un'ora, così, affinché non sono cotte. Perché sono così buone le fave di Zollino? È perché sono naturali, sono fatte naturali e non sono con i concimi, con tutte le cose artificiali, insomma. All'ombra di un vecchio albero, tra i sassi dei muretti a secco, con a disposizione solo il ritmo lento della tradizione e gli strumenti d'una volta, danza il mestolo delle massare di Zollino ed arde piano il fuoco per conferire alle pietanze il sapore di cui solo i ritmi ancestrali sono capaci. Signora Ada, cosa bolle in pentola? Allora, proprio in pentola, no, alla pignata. Allora, queste sono le fave di Zollino, che vanno per nominata perché la terra è buona. E niente, e qui, siccome è la fiera di San Giovanni, se le facciamo, se le prepariamo. Soprattutto se le prepariamo sul fuoco, in la pignata, che ha molto importanza. Niente, li misime a bagno ieri sera, perché hanno stare 12 ore a bagno. Poi le vanno al cocciolo. E mo se le facciamo, perché li mo fare con le favenette e cicora, che poi vengono servite stasera alla fiera di San Giovanni. Niente, li mo miso a bagno con l'acqua, no? E le facciamo bollire, cuociono abbastanza, poi morgi, insomma, ecco. Poi, dopo bollire tutte cose, a parte mettiamo dell'olio fritto con cipolla e peperoncino. E niente, fanno belle girate, amalgamate e tutto quello. E servite poi con la cipolla stasera alla fiera. E l'usalo soprattutto poi. L'usalo, peperoncino a piacere. Ma che differenza c'è tra le fave cotte nelle normali pentole e le fave cotte nel coccio? In coccio alla pignata è un'altra cosa. E poi con lo fuoco, che questo è lo bello, non è allo pentolone e con lo fornellone. Sul fuoco, quindi è importante, e poi con la terra cotta,
come i tempi della voda, no? Le mamme nostre, i nonni, e come queste cose si hanno perse, invece ritornano tutto insomma da capo, ecco, perché la sapore è diversa. E oltre le fave invece a Zollino si produce cosa? Le piselli, i ciceri, però soprattutto l'upisello nano. Cos'è il pisello nano? È l'upisello di pasta gialla e piccolino. Secco, non è di quelli verdi, no, secco. E quindi è molto importante. E poi soprattutto è importante che sono scucchiati a uno uno. Cioè, no? Sono cose veramente non con i macchinari o niente altro. Quindi dei animaletti, dei uomini non avevano niente. L'amministrazione comunale di Zollino ha scelto di puntare sulle specificità della propria terra e valorizzarle attraverso il riconoscimento della propria biodiversità. Un processo di radicamento che è legato alla tradizione agricola, ma anche culinaria e linguistica, con l'uso ancora presente del greco. Proprio da quest'anno lo slogan della fiera è Toccalo Fai, che in greco significa il buon cibo. Su queste radici si sono a lungo analizzate le prospettive di sviluppo per l'agricoltura sostenibile nel mercato del bacino mediterraneo, i metodi biologici della biodiversità, in particolare riguardo la produzione di legumi a Zollino e le prospettive di sviluppo in agricoltura sostenibile, ma anche il futuro della zootecnia nel Salento e l'alimentazione, lo stress e gli stati d'animo. Un'occasione utile per ripensare le proprie abitudini alimentari al di là degli stereotipi del consumo contemporaneo. Sindaco, cos'ha di particolare la fiera di San Giovanni e soprattutto cos'ha in più delle altre fiere? Beh, noi cosa di particolare? Intanto la promozione territoriale, noi stiamo puntando tanto su queste produzioni, su questa tipicità di Zollino in campo agricolo. E abbiamo cercato di valorizzarla nel migliore dei modi e io per questo oggi di fronte a voi della TV sento il dovere di ringraziare tutte quelle volontarie, tutti quei volontari che in questi giorni di festa, di fiera, si sono impegnati veramente per far brillare questo paese, per mettere in evidenza quanto noi sappiamo proporre, quanto noi sappiamo dare al resto del Salento, della Regione Puglia e dell'Europa. A sud è scandito dal passo del sole, che riscalda ed ombreggia secondo ragioni che solo la terra conosce e che l'uomo rispetta. Ma quando finalmente giunge sera, è sempre tempo di festa. La gente risponde e richiama la gente, e la processione di pochi si fa raduno, folla, sempre festa. I volti noti, quelli cui sole e terra hanno scelto per disegnare il loro personale rosario, rispondono subito al richiamo della tradizione. Ave San Giovanni, una d'acqua, una di vento e una di maledetto. Che non dormire, che non posso passare. I principi della sera sono e restano loro, i prodotti della terra, ed a raccontarne pregi e virtù chi meglio di chi da sempre ne fa lavoro e pane quotidiano. Che cos'è il pisello nano? È una razza piccolina,
che l'abbiamo solo a Giollino, a nessun paese altro. E il gusto com'è? Bellissimo. E perché è diverso dagli altri piselli? È diverso perché quando lo si cucina non si scoppola, non si, cioè rimane intatto. È diverso davvero. E la fava di Zollino, la fava? Le fave no, no, ma i piselli sono diversi. Sono diversi, sì. Sono diversi di tutti. Quella razza l'abbiamo solo noi. Noi che ti dico per sé, solo noi, a Zollino sa. L'acquolina cresce e tra gli stand la voglia d'assaggiare si fa pressante. Proviamo a resistere, mentre donna Gabriella ci racconta il gusto che le passa tra le mani. Signora, mi racconta cosa state facendo? Le pittule, queste sono la pizzaiola, quelle sono soltanto bianche. Un impasto di farina con il lievito. Corre la gente e come un fiume in piena si dirama tra le offerte di questa grande fiera, ma fa tappa quando Giovanni Pellegrino punta l'attenzione su colui che dall'alto tira le fila della festa. Scusa Giovanni Battista, scusa, quello che lottava contro Erode. Battezzava come rituale di accettazione dei seguaci, che mangiava locuste e miele selvatico. Il miele selvatico sicuramente è buonissimo, ma anche le locuste cotte alla brace dicono che sanno di gamberetto. Noi non le abbiamo mai mangiate, ma insomma, alla fine stava bene. Cos'altro? No, dicevo, la prossima fiera che proponiamo. La tradizione, quella poi, non può rivivere se non portata in spalla dalle generazioni nuove. A Zollino sono tanti ragazzi pronti a farsene dolce carico. Che ruolo hanno i giovani alla Fiera di San Giovanni? Secondo me quest'anno hanno avuto un ruolo abbastanza importante. Sono presenti in ogni stand, in ogni attività, anche nella più strana, tra virgolette. Io ho organizzato un torneo di scacchi che ha avuto il record di presenza italiano dall'inizio dell'anno, il che mi rende molto orgoglioso e felice. I matrimoni finiscono in musica,
oggi qui si sposa il pisello nano e la fava, ed in attesa che l'unione faccia i suoi frutti, le note, quelle sì, già volano e trasportano in dimensioni nuove i sogni di domani, che poi inesorabilmente ritornano, attratti dal desiderio di casa.